Ehi, hey, ben ritrovati al vostro AndroLink91 e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Insurgence. Non ho ben chiaro quello che devo fare, so solo che devo recarmi al municipio, ma il problema è che non ho Pokémon e non ho neanche l'opzione per vedere Pokémon. Io ora vorrei provare a fare una cosa. Se vado nella foresta... Ecco, per l'appunto. Questo qui cosa mi dà? Un campioncino? Mi dà 5 Pokéball, ottimo. Dunque devo andare al municipio che è questo qui a quanto pare, Tanlore. Entriamo al municipio e mi devono assegnare un lavoro. Salve, tu sei... Ok, tu accoglierai l'augur e gli darai un regalo. Ma quello è il bambino che ho incontrato prima. Devo parlare con lui forse? Ah ecco, ma dai, che disastro. Ah ecco, questo è Link, l'ho incontrato là fuori, si è offerto di aiutarci. Piacere di conoscerti. Allora Damien, penso che abbiamo quasi finito. Quando il tuo regalo per l'augur è pronto, penso che possiamo cominciare. Tu hai il tuo regalo, giusto? Oh, sì, forse l'ho dimenticato. Certo che l'hai dimenticato. Tranquillo, una pietra rara, forse tipo le pietre evolutive le chiamano rare? Ok, hai detto che può andare anche senza Pokémon, però Damien non è pronto per un Pokémon. Quindi... Il bambino andrà incontro alla morte, poverino! Ti ho cresciuto dalla nascita, un po' come tutte le mamme, eh? Non è che tu sei la prima. Sei irresponsabile, antisociale e non puoi neanche... Non può, ci stai mettendo in imbarazzo, cara, sì, infatti. Ci prepariamo per l'augur, però... Ci vuole appunto andare a prendere queste pietre rare. E siccome io so come trattare con i Pokémon, allora possiamo andare. Se no altrimenti non potevamo. Allora ti incontrerò al laboratorio del professore per prendere Eevee. Ha molti Eevee da quando erano... Ah, dai giorni in cui ero un allenatore. Bene. Ma vi immaginate Bill? Sì, però dov'è il professore? Dove vive? Dove vorrà vivere, un tipo... Calma, calma, c'è tutto il tempo. Ah, ma è una donna. Ascolti, professore... Professore, questi Pokémon sono... maniaci? Nessun allenatore li vorrebbe. E quindi, dato che lei ha altri Eevee, sicuramente questi tre non saranno un problema, giusto? Ho fatto delle cose davvero... da disgraziato. Però questi Pokémon non hanno motivo di soffrire ulteriormente. Ha detto morire. Ma Giovanni! Allora, vedete ragazzi, Giovanni nei primi giochi Pokémon è sì malvagio, ma dopo che appunto viene sconfitto, diciamo, vuole redimere le sue cattive azioni e appunto abbandona il Team Rocket. Però su Sole e Luna, su Ultra Sole e Ultra Luna c'è un altro Giovanni che vuole prendere il controllo del mondo con il Team Rainbow Rocket, oppure non si è ravveduto e quindi è sempre lo stesso e vuole riconquistare il mondo. Però a questo punto, se lasciamo questi Pokémon nella natura, moriranno. Se non li vuole, se vuole posso darli a questi ragazzi. Beh, se non li vuole, se li vuole, li lasci sul tavolo. Funzionava bene in entrambi i casi, però voglio cercare di essere più fedele possibile. Quando si può essere appunto fedeli. Quindi a voi due servono dei Pokémon? Sì signora. Capisco. Dunque, voi eravate colleghi. È un uomo intelligente e un grande scienziato. Ma Giovanni non è scienziato. È anche il capo della setta della perfezione. Ma allora non era Giovanni. Vabbè, però era uguale raga. Cappello e anche il vestito era molto simile. Sapete qualcosa delle specie chiamate Delta Species? Ho le carte dei Pokémon, quindi qualcosina so. I Pokémon Delta vengono dalla regione di Hoenn, una regione molto lontana. Hanno un DNA diverso dal normale Pokémon che dovrebbero essere. Per farla semplice, sono di un tipo differente da quello che dovrebbero essere normalmente. Potrebbe esserci un Dragonite elettro, oppure un Porygon tipo acqua. Quei Pokémon sul tavolo sono Delta. Ha sperimentato con Charmander, Bulbasaur e Squirtle. I loro scienziati sono meravigliosi. Allora, volevi darci un Eevee, però a questo punto dici sono meglio quelli. Vediamo un po' che tipi sono, perché se dovesse esserci un tipo drago,
Io scelgo il tipo drago, non me ne frega niente. Però se Bulbasaur è tipo fuoco, scelgo Bulbasaur. O meglio, deve essere un tipo fuoco diverso da Charmander, ecco, mo, per dirla proprio. Ah, Fairy Psychic, what? Bello. Drago Spettro. Tu mi vizi, tu mi vizi. Dark... ma no, no, Tartaruga Ninja, no. Buiolotta, ragazzi, avrebbe... Oddio, terrebbe fede... terrebbe bene psichico, non prenderebbe danno. Però il folletto ci prenderebbe le botte come da un tornitore, quindi... prendiamo... devo proprio farla tanto... tanto mainstream? Ma sì, chi se ne frega. Ma certo. Gli do un soprannome. Ci sarebbe un nome. Bogus. Bogus è tipo... è uno slang... oddio, non è proprio uno slang. È più una parola inglese in disuso per dire qualcosa che non esiste. Tipo i fantasmi. Prima che andiamo nella Shade Forest, che dici di una lotta? Ah, per testare i nostri nuovi Pokémon. Ma certo, lottiamo! Testiamoli tutti! Che poi ho capito perché lo schermo non prende bene intero quando appunto c'è una transizione per la battaglia. Perché praticamente lo schermo è loccato sul frame piccolo, perché lo schermo in teoria dovrebbe essere piccolo. Però a un certo punto... ragazzi, il tipo drago è il mio secondo tipo preferito. Il... ah, bello, tipo showdown. Ci segna quanto perdiamo di potenza, perfetto. Dicevo, il tipo drago è il mio tipo preferito insieme al tipo fuoco. Il tipo fuoco è al primo posto, il tipo drago diciamo che è al secondo, anche se in realtà dovrebbe essere a pari merito. Aspetta, ma mi ha fatto un altro... difesa 66 prima era, ora 50. Ma strano, forse ha dimezzato perché era 2. Boh, sei bravo con le lotte, forse un giorno potresti affrontare anche le palestre. Bene Link, abbiamo fatto, andiamo alla Shade Forest, è a nord. E nel mezzo c'è una grotta con le pietre rare che stiamo cercando. Ci incontriamo là, ok? Ok, Link, posso parlarti per un momento? Ma certo, andiamo proprio spediti, non per neanche i punti leggo, niente. Ci dai il Pokédex a caso? Va bene, io lo accetto, non ci sono problemi, signorina. Ok, quindi devo andare alla foresta di Telnor... ah, non mi correva. Ho sbagliato tasto. Devo andare alla foresta di Telnor a nord, anche perché è l'unico posto che posso visitare, se non sbaglio. Quindi andiamo nella forest. Eccola, la Shade Forest. Ah, ma c'è il passo libero ora. Il Dexnav. Allenatori? Sì, allenatori. Beh, ragazzi, non penso che covererò totalmente la lotta, però, insomma, iniziamo... Focus Energy, amico mio, però io sono Spettro. Hai una mossa lotta? Sì, così non mi fai nulla. O normale, volendo. Twister McFister! Wow, allora... ah, ma lì c'è una pozione. Sì, qua gli strumenti si trovano così, proprio aperti, già... va benissimo infatti. Ma poi la coda di Charmander pure ha la fiammella col teschio. Questo gioco è fenomenale. Allora, lì c'è un altro trainers che direi di affrontare, perché no? Oh, dai, contro Kakuna? Non è perché ha solo rafforzatore. È perché ha solo rafforzatore. Eccoci, ci siamo. Ah, ma si è ancora più dentro? Ah, ecco la caverna, bene. Wow, ah, non possiamo, è proprio acqua. TM, no, Pokéball classica. Che Pokémon ci saranno qui di interessanti? Diglett. Mm-hmm. Ah, altri trainer. Ma Indiana Jones. Queste sono le EV. Mi sa che per Nidoran mi tocca allenarlo nell'erba, perché non può essere. Ok, da qui si può anche risalire volendo. Anche se Onix. Wow, belle grandi le caverne, mi piacciono. Cubone, direi che, insomma... proseguo la tradizione che sto portando da Pokémon Mystery Dungeon. Prova!
La Pokéball non ha funzionato. E mo voglio ride. Ci riprovo, al limite se mi sconfigge mi ritrovo al centro Pokémon. Però a sto punto è meglio non catturarlo. Ovvio. Mamma. A questo punto Cubone davanti. Proviamoci. A Bone Club, che dovrebbe essere Ossoclava. Sì, assolutamente Ossoclava. Ma con tutti i Pokémon che esistono. Ma non fa tanto male con azione. Dovrebbe avere solo quello. Sì, perché non è bridato, ovviamente. Ti prego, fa che abbia un Pokémon roccia. Roggenrola, perfetto, perfetto. Punti, esperienza a profusione. Ma non ha neanche fatto attivare Sturdy. L'unica cosa che spero ora è che non ci siano altri allenatori. Perché questo vorrebbe dire sacrificare altre pozioni. Oh, bravo così. Link, sei lento, ci hai messo una vita ad arrivare qua su, tranquillo. Ce n'è una alla destra, non puoi perderla. Lui non lascerà te al North Town vivo. Lui. Il mio uomo è già sul posto. Posso dedurre che anche il tuo lo è. Sì. Ed è armato fino ai denti con i Pokémon più forti. Stai tranquillo che non lascerà te al North Town vivo. Molto bene. Questo Augur mi disgusta. Praticamente ha fatto il lavaggio del cervello a tutta quanta la regione con la sua propaganda. Sì, infatti è quello che abbiamo visto all'inizio, molto probabilmente. Quell'uomo è stato Augur per solo un anno e già le persone lo adorano. Sì. Beh, non dovremmo più preoccuparci di lui dopo oggi, no? Andiamo. Oh, spero di non doverli incontrare perché non sono pronto. Quelli facevano parte della setta. Erano dei cultisti. Andiamo a Ten... Ma come? Non prendiamo le pietre? Ah. Damien e Link, siete in ritardo. L'augurio è arrivato 5 minuti fa. E vi sto aspettando nel municipio. E andiamo? Insomma, un livello se l'è fatto anche Cubone, quindi non c'è problema. E due invece se l'è fatti il mio amatissimo Nidoran. Salve, io sono Jaern, il secondo Augur. È bello incontrarvi, avete una città davvero stupenda. Qual è il tuo nome, giovane? Io mi sono Damien e questo qua è Link. So anche parlare, anzi, parlo pure troppo, sinceramente. Siamo dei suoi grandi fan, signore, ma non è vero mai. Dobbiamo avvisarla che ci sono persone che vogliono ucciderla. Proprio tranquillo, eh. Questa è un'accusa davvero grave, Damien. Mi spiace, signore, parla il mio povero Pokémon. Damien, che stai dicendo? Ci stai mettendo in imbarazzo. Sarai punito per questo. A dire il vero non mi preoccuperei di tutto ciò. È stato punito a sufficienza, di già. E voi due sareste, noi siamo cultisti. Ah, e siamo qui per ucciderla. Cosa? No, non potete. Infatti non mi farò neanche lottare. Forza, Link. Hai guardato un po' troppi film sui supereroi? Noi siamo cultisti. Abbiamo Pokémon fortissimi e anche armi. Siamo venuti qui solo per eliminare l'Augur. Fatti la parte se non vuoi essere ucciso anche tu. No, non mi farò indietro. Va bene, ragazzino, non dire che non ti ho avvertito. Assaggia la potenza del culto abissale. Ah. Ah, loro adorano Kyogre. Ma perché devo combattere io contro... Cioè, non facciamo due contro due? Skrelp? Ha un tipo drago? Le cose si fanno interessanti. E non gli ha fatto nulla, però. Per fortuna ho catturato due Pokémon. Non è interessante ora, è solo brutta la cosa. Ha un livello 12 poi, ma non è per dire nulla. Però, avvertitemi. Boncla! Vabbè, allora, sì, vabbè. Vabbè, ci riproviamo. Quella buona, me lo sento. Vai, Ossoclava!
E vai, resiste a bolle e ben meteo. No. Oh, speed tie allora. Siamo in speed tie. Vai così allora. Mando Nidoran per provare ad abbassargli di un punto la difesa. Magari può servire. Magari no. Ci provo? No, vado con beccata. Ovviamente brutto colpo. Forse questa non è quella buona. No, non lo è. Mi sentivo che era quella buona e invece no. Però non è molto efficace, attenzione. Attenzione. Atte e anche un po' di zione. Wow, brutto colpo e Orsi è confuso e però non si colpisce da solo. Però ragazzi, no, potrebbe effettivamente essere quella buona. Ma come, siamo in speed tie anche con lui? Si colpisce da solo? Twister McFister e... Oh yes! Allora me la sentivo bene! Bambino impudente, tu sei nulla! Ah, non importa, morirete anche voi. Cercare di uccidere me è una cosa, ma... minacciare dei bambini innocenti? Questo è davvero troppo. Vi mando a Helios City per la prova. Anche se dopo quello che ho visto non vedo un futuro radioso per voi due. Vinculorum mortae. Morte vincolante? Non lo so. Non conosco il latino. Li hai uccisi? Certo che no. Li ho portati a Helios City. Ok, si scusa per le battaglie. Spero che nessuno si sia fatto male. È molto impressionato da noi e siamo molto talentuosi e responsabili, certo. Se passate a Helios City, perché non vi fermate? Ovviamente dove abita lui, credo, o la sua residenza da augur. Mi farebbe molto piacere rivedervi. Beh, adesso devo andarmene. Ho una prova a cui attendere. Grazie per avermi ospitato. Questa città è davvero graziosa. Prego, per caso l'augur vi ha fatto dei complimenti? Mi sembra di sì. Parti per l'avventura e non parlarne a tua madre, sennò ti fa una coccia grande così. Tutti quanti i miei amici sono arrivati a Midna Town. Midna. E si stanno allenando alla scuola per allenatori. Lì si impara a lottare e tutto il resto. Ci vediamo lì, Link. Va bene, ok. Ci vediamo lì allora. E quindi direi che possiamo andarcene da questo posto dimenticato da tutti. Ma dove si passa? Sì, dobbiamo passare per la Shade Forest, uscire e arrivare a Midna Town. Va bene. Quindi devo per forza attraversare la grotta dove ero prima. Ma nel prossimo episodio, Cuj, direi che per oggi abbiamo vissuto anche troppe emozioni. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!